Eccoci per la seconda parte del video. Una volta fatto il panettone gastronomico, dopo averlo tagliato a fette, tagliata la calotta, tolto il pezzo sotto, possiamo procedere per la farcitura. Allora, mi sono preparata tutti gli ingredienti che voglio mettere, gli affettati, le creme spalmabili, eccole qua, questa alle noci, quell'altra alle erbette, per evitare di fare tutti gli strati con la maionese. Questo è formaggio spalmabile. Comunque potete usare quello che volete, potete sbizzarrirvi come meglio credete, in base ai vostri gusti. Allora, spalmo bene il disco, questo è il primo disco, e ci metterò, qui ho preparato il prosciutto cotto, la mortadella, il salmone, il salame. Inizio con il prosciutto cotto. Ci metto due belle fette di prosciutto, ecco qua, e lo faccio anche uscire un po' fuori perché comunque si deve vedere quello che c'è dentro, così quando andiamo a tirare sappiamo quello che prendiamo. Ci metto un po' di insalata del mio orto, ok. E poi spalmo l'altro disco per metterlo sopra. Nell'insalata non ci metto niente, né olio né sale, perché c'è la crema spalmabile che basta quella. Bene. Ok. E copro. Questo è il primo, vedete, il pezzo scuro, lo giro così va sotto. Premo un pochino. Poi ora potete decidere o tagliarlo come farò io subito in quattro, oppure fare tutto ricostruire, diciamo, il panettone e tagliare poi alla fine in quattro. Io farò così, lo taglio subito. Premo ancora un pochino, ok, e lo taglio in quattro. Preferisco fare così perché poi lo metterò sfalzato, non preciso, così quando andiamo a sfilare il primo tramezzino, diciamo così, non crolla tutto. Ecco qua, il primo è pronto. Procediamo per il secondo. Qui sto mettendo la crema sempre Philadelphia alle erbette. Beh, non sto facendo pubblicità perché ho comprato tutto, sono tutte cose che ho comprato. Qui ci metto anche un po' di granella di pistacchio. Ho preso i pistacchi e li ho tritati, così gli dà un po' di croccantezza. E ci metto il salmone, il secondo strato lo farò con il salmone. Riempio bene per benino, faccio uscire un pochino, così vado a riconoscere qual è quello col salmone. Ci metto un po' di rughetta sempre del mio orto. Oh, naturalmente potete mettere tantissime cose, ad esempio pure con i gamberetti, fare maremmonti, quello che volete. Ecco qua, questo è il secondo, è pronto. Premo sempre un pochino così si assesta un po' e taglio piano perché altrimenti mi taglio anche il piano d'acciaio. Ecco, ora vi faccio vedere. Scusate, qui l'inquadratura non si vede molto bene.
Aspettate un attimo che adesso faccio vedere meglio. Ecco qua. E li ho messi quindi non sullo stesso taglio, ma sfalsati. Così il panettone non verrà proprio preciso a colonna come era prima, però non fa niente, non è importante. Ne farò un altro con la mortadella. E qui sarà contento mio marito. E anche qui metto un po' di insalatina. Oh, se volete farlo più piccolo, infatti una mia amica Flora mi ha detto: ma da mezzo chilo si può fare? Certo, come no, lo facciamo, facciamo metà dose e quindi lo facciamo più piccolino, vengono anche più piccolini i pezzi. Ok, premo, quindi abbiamo fatto tre strati. Eccolo qua, vedete, comunque deve rimanere proprio così, si devono vedere le cose che ci sono dentro, eh? Così possiamo scegliere quale prendere. In questo modo sfilandoli non crolla il panettone. Bene. Quest'altro disco l'ho fatto con il salame, ho messo la maionese. Ho messo il salame, ecco qua, salame e maionese. Ci siamo quasi e adesso manca l'ultimo strato. Qui ho deciso di farlo bigusto, vedete, ho messo la bresaola e il salmone che mi era rimasto, così finisco quasi tutti gli affettati. Ci metto un po' di rughetta, ho messo la crema con la granella di pistacchio. Ok, spalmo anche qui un po' di crema sull'altro disco, così la finisco e copro anche quest'ultimo disco. Qui ho fatto la fetta un po' troppo grande, non sono andata proprio regolare. Sì, ci vorrebbe quell'attrezzo che taglia le fette precise, però non ce l'ho. Diciamo che ho fatto del mio meglio. Bene, questo è l'ultimo. Taglio anche questo in quattro. Questo, vedete, è leggermente più stretto, quindi bisogna cominciare comunque come tagliamo da quelli sotto che sono più grandi. All'ultimo strato. Ho dimenticato di mettere le sottilette dove avevo messo il salame, quindi tolgo un attimino e le vado a mettere, ne metto solo qualcuna. Scusatemi, però succede anche questo. La sottiletta ci sta bene con il salame. Ok. Ecco qua, risistemo tutto, adesso metto il pezzo sopra, che questo praticamente non va farcito, va soltanto per chiudere, per abbellire, però ci metto un po' di maionese sopra per ammorbidirlo e poi magari si può mangiare così a mo' di panino. Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Adesso vado a mettere qualcosa sopra per abbellire, potete mettere stuzzicadenti con olive, adesso non me le trovo, metto un po' di formaggio, qualcosina. Bene, amici, per essere la prima volta io direi che è venuto abbastanza bene, che ne dite? Nel frattempo, mentre lo preparavo, mi è venuta una fame che vado subito ad assaggiare. Adesso lo copro, però prima lo tengo un pochino in frigo. Ciao a tutti, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video, ciao!